Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro al 1976 per parlare di Signore e Signori, Buonanotte. Un film satirico collettivo sia per la regia sia per il cast, e ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata a tutti. Allora, un film collettivo perché diciamo come si deve, la creme della creme dei registi italiani di allora si sono riuniti per realizzare questo film surreale, satirico, anche un po' estroso, e tra questi registi cito i nomi di Luigi Comencini, Nanni Loi, Mario Monicelli, Ettore Scola, Luigi Magni, insomma ce ne sono tanti nomi importanti del cinema italiano che si sono riuniti tutti insieme in un collettivo che era la cooperativa 15 maggio per realizzare questo film, un film che di per sé è un film a episodi, ma che parte da uno spunto direi particolare, ovvero Marcello Mastroianni è un giornalista, anzi un direttore, un conduttore del TG3, non il TG3 che intendiamo adesso, nel 76 il TG3 non esisteva, ma di un ipotetico TG3, che annuncia delle notizie, e tra una notizia e l'altra in realtà il film inserisce degli inserti, degli spot, dei telefilm, dei quiz per creare un vero e proprio palinsesto, e nel mentre appunto Mastroianni lancia anche dei servizi, e quindi ogni regista citato in precedenza dirige una parte di questo film telegiornale, programma televisivo, per un risultato che è alquanto bizzarro, ma che vederlo a distanza fa il suo effetto. Allora, sì, Signore e Signori Buonanotte fa parte di un po' di quel genere di cinema che veniva fatto in metà degli anni 70 in Italia. Non è che, allora, il cinema italiano di quegli anni era strutturato in modi un po' diversi, nel senso che o c'era il cinema d'autore, quindi che ne so io, Pasolini, avevamo Bellocchio, insomma, Fellini, insomma, che ancora girava grandissimi a metà degli anni 70. Avevamo i film scollacciati, le commedie scollacciate dei vari Pierini, l'insegnante e le supplenti, e poi avevamo ancora queste reminiscenze della commedia italiana che veniva appunto dagli anni 60 e che si presentava però prevalentemente in film a episodi. Il film a episodi è stato un po' una caratteristica di quegli anni, già negli anni 60, ma soprattutto negli anni 70. Negli anni 70 il film a episodi andava tantissimo, e questa era stata un po' l'occasione per mettere insieme tanti registi, ma soprattutto tanti attori, facendoli lavorare magari con pochi, impegnandoli pochi giorni e permettendo poi di riuscire a produrre un film che avesse una sua dignità e che raccogliesse attori come Tognazzi, Mastroianni, Villaggio, Gassman, Manfredi, cioè insomma avevamo veramente il meglio di quella che era il parco attori italiano di quell'epoca. Sì, aggiungiamo anche che il modo in cui tutto questo viene raccontato, sia i quiz, sia i servizi al telegiornale, sia i programmi, è decisamente ironico e decisamente calca la mano su dei vizi e dei malcostumi tipici del nostro paese, che nel vederlo mi sono chiesto, beh, una cosa del genere oggi non esisterebbe proprio, perché ce ne sono diversi, cioè dall'intervista al criminale che ha rubato milioni di lire e non se ne pente, anzi lo dice espressamente e se ne frega,
c'è tutto un pezzo su un quiz dedicato ai malesseri degli italiani. Insomma, ci sono delle cose che, visti a più di 40 anni di distanza, personalmente mi hanno lasciato un po' così basito, perché ci vuole anche, no, o meglio, vedendo gli anni 2000, anni 20 del 2000 che stiamo vivendo, ho pensato, ci vuole un bel coraggio a schernire così in maniera cattiva, cinica, il nostro paese. Penso anche a Paolo Villaggio che fa il professor Schmidt, ecco, insomma, ce ne sono di cose, e alla fine viene fuori un po' come, in modo cialtronesco sicuramente, però viene fuori un po' come l'Italia e l'italiano era allora e è tutt'oggi. Beh, però sai, noi oggi viviamo dei tempi che hanno una diffusione del puritanesimo che è veramente molto molto più elevata rispetto a quella che c'era negli anni 70. Sì. E quindi c'era un approccio e una visione decisamente più laica anche della società, perché c'era stata tutta la rivoluzione appunto di fine anni 60. Eravamo ancora in pieno epoca del terrorismo, perché siamo lì nel 78, c'è l'omicidio di Aldo Moro, quindi cioè, questo è un film che è proprio di quegli anni in cui c'è una rivolta sociale. La rivolta sociale si fa in ogni luogo, e anche nel cinema, anche nel linguaggio cinematografico e anche nella capacità di dissacrare delle cose sacre, cioè quello che facevi riferimento tu del professor Smith di Paolo Villaggio, ovvero l'intervista di Mangiamo i bambini, sì. non è altro che poi una cosa molto intellettuale, perché questa era un libro di Jonathan Swift, quello dei viaggi, sì, di Gulliver, no? Che aveva fatto la sua proposta per cercare di vincere la carestia, ma l'aveva fatto in modo surreale. Certo. Cioè lui proponeva, questo, in Inghilterra c'è la carestia, bene, mangiamo i bambini. Questo è un famoso saggio di Jonathan Swift che è stato creato e poi riprodotto. Quindi è vero, tu parlavi di cialtronesco, è vero che il risultato sembra un qualcosa di raffazzonato, ma in realtà dietro c'è una cultura che probabilmente manca al cinema di oggi, e che invece nutriva per benone, ecco, i film dell'epoca, anche se poi i risultati non sono sempre altissimi. Questo è un film da rivedere, perché è un film interessante dal punto di vista sociologico, diciamo, sì, così. Sì, non sì. È un film, uno dei migliori film degli anni 70, no, però dal punto di vista sociologico è un film molto interessante. Sì, sì, assolutamente. E l'abbiamo anche scelto perché tempo fa per Riders avevamo parlato di Sbatti il mostro in prima pagina, e quindi volevamo trovare anche un altro modo di raccontare, fare il giornalismo, i giornalisti in questo caso, in TV. E poi perché il nome Signore e Signori Buonanotte è preso proprio dall'ultima frase di le Signore Buonasera, che mi permetto di dire al giorno d'oggi secondo me mancano. Sì, non far l'anziano, non faccio l'anziano, però secondo me mancano per introdurre lo spettatore alla visione del film. Ecco, quella era l'ultima frase che dicevano a fine palinsesto, quindi a fine giornata, per salutare il pubblico, ed era una cosa anche sì, carina. Questo sì. A me manca anche un po' il monoscopio, quando finivano le trasmissioni che c'era il monoscopio. Vabbè. No, ricordiamo invece due cose interessanti, insomma, a parte queste cose che ormai sta diventando, c'è una deriva del povero Cicala che mi si sta perdendo. No. Vabbè, no, volevo ricordare intanto le musiche, perché sono di Dalle De Venditti, tra gli altri, quindi anche questo è interessante. Poi c'è un cameo, andatelo a scoprire, perché nel telefilm che viene prodotto, che viene proiettato, La Bomba, c'è un non accreditato, ma riconoscibile. Però è riconoscibile Aldo Baglio, nei panni di un militare pugliese. Nel 75 era molto giovane, e vedrete un Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo, molto molto giovane nel film. Okay, già con i capelli belli, belli corti. Sì. Per Riders of the Lost Film è tutto, siamo andati alla riscoperta di Signore e Signori Buonanotte, vi consigliamo
di andarlo a rivedere, per soprattutto un motivo sociologico. Per questo appuntamento è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.